la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Auguri. Angelo Volpe è l'orgoglio di Agropoli, un giovane imprenditore che segue il lavoro del papà Ferdinando, che non dimenticheremo mai. Una gioia infinita oggi con questa fabbrica eccezionale in una zona industriale fantastica. Sì, mio padre ha avviato questa impresa, questa azienda che era in condizione familiare, erano lui, la moglie, mia mamma e poi pian piano tutti noi fratelli, figli loro. E volevo dire che ad oggi ci vuole molto più coraggio di prima, perché prima era molto più facile, ci voleva sì intuizione e intuito, però era molto più facile perché le dinamiche, le leggi, la burocrazia, non c'era tutta questa burocrazia di oggi, i clienti erano quasi tutti sani perché il soldo correva ovunque, in tasca di chiunque. Ad oggi invece ti devi preoccupare degli insoluti, dei clienti che a primo acchito sembrano delle sfere luccicose e poi dopo conservano in sé nulla, quindi devi stare attento a tutto. E io ad oggi mi sono preso la briga di investire cercando di fare anche di meglio, quindi non di meglio nel senso di quello che ha fatto mio padre, ma di meglio perché sulla qualità c'è un margine, c'è una prospettiva di vita. Io a 33 anni ho detto ora basta, non voglio stare più nella mediocrità e invito tutti dai 20 ai 30 anni di fare questo passo, perché solo sbagliando si impara. Non state a sentire a nessuno che senza fare gli errori sei il maestro, sei un genio, sei Picasso del settore, ma sbagliando si impara. Si deve crescere, si deve far frutto di quello che tu hai imparato e cercare di fare come magari sto cercando di fare io insieme ai miei dipendenti, perché anche loro hanno un plauso da parte mia. Io non sono nessuno, io sono i miei dipendenti e la mia azienda ad oggi, e cercherò di acquisire ancora più personale, di acquisire ancora più commesse, sto facendo un sacco di fiere per presentare, non solo per far vedere il mio nome in tutta Italia e all'estero, ma proprio per far vedere la manifattura salernitana, cilentana, qual è la differenza tra magari anche quella napoletana e quella casertana, o barese, pugliese, quello che si dica. Quali sono i prodotti di Volpe Manifattura Italiana? Il prodotto principale è dare un servizio ai nostri clienti, perché come produzione per conto terzi, quindi fasonista, noi facendo un'elevata produzione giornaliera, tutto internamente, dal taglio alla preparazione, alla produzione, quindi all'assemblaggio di tutti i pezzi, allo stiro finale, al packaging e alle spedizioni, noi abbiamo a 360 gradi l'arma vincente che a diverse aziende manca, anche in tutto il mondo, attenzione. E noi siamo veloci e tempestivi anche nei riassortimenti dei nostri clienti, perché tu non solo devi fare un prodotto buono, eccelso, ma devi essere veloce nelle consegne, rapido, conciso, perché ad oggi, soprattutto oggi, non è più l'era di internet, ma l'era 4.0, 5.0, che non si capisce più. Devi essere rapido, perché nessuno più si vuole mettere per terra dei magazzini pieni di pantaloni, pieni di giacche, pieni di camicie, e allora vanno le ordinazioni vanno centellinate, hai capito come? Vanno veramente poche alla volta, magari anche tanti colori, tante sfumature, e noi siamo bravi a fare questo, dare un'anima al pantalone, ecco. Bellissima questa frase. Per terminare, c'è anche un'opportunità per tanti giovani che volessero in qualche modo dare una mano, quindi essere partecipi di questa grande avventura di Volpe Manifattura. Sì, sì, sì. Non voglio fare l'opportunista. Ora, in questo momento di guerra che è successo in Ucraina, io ho sempre avuto le porte aperte per creare nuovo personale in tutti i posti vacanti che ci sono e non. Ma quindi l'invito mio è che se voi avete dei ragazzi dai 16 ai 20 ai 30 che non hanno avuto nessuno sbocco, quindi magari
nessuna fortuna nello studio, io sono qua a proporvi un posto che non sia, come diceva mio padre, la cadrega, cioè la sedia, quindi un posto dietro la scrivania, ma bensì a sporcarsi le mani per avere poi uno stipendio che ti possa ora pagare la benzina, domani pagare la cena alla ragazza e domani chissà anche farsi un mutuo, come tante ragazze si sono fatto un mutuo per pagarsi casa e l'hanno anche estinto, e per me è un orgoglio da mano a mio padre, quindi ci sono posti. E per terminare, come fare per contattare Volpe Manifattura Italiana? Allora, o mi contattate su Instagram o comunque sui social, o comunque al mio numero di telefono che è il 339-3141-041, oppure al numero dell'azienda che è 0974-823-065, che risponderà la mia segretaria, quindi presentate tutti i curriculum qui. Cerchiamo di fare tutti quanti meglio per il nostro territorio.